in collaborazione con una ragazza carinissima che si chiama Teresa del canale Makeup and Dance. Ovviamente ve lo lascio sia qui che giù nell'info box, troverete tutti quanti i suoi riferimenti. Insieme abbiamo pensato di fare un makeup tutorial, diciamo un pochino più particolare. Perché? Perché sarà un makeup tutorial primaverile, quindi comunque fresco e con colori un po' più primaverili. E cercando di utilizzare più che tutto prodotti bio o combo inci per incuriosirvi un pochino di più, io farò gli occhi e lei farà la base. Infatti io la base l'ho già fatta, anche se Sembra che tipo così solo la base senza occhi truccati sembra che ho tipo 12 anni. Sì, dai. comunque per la base ho usato tutti i prodotti bio e vi li lascio scritti giù nell'info box. Se poi avete qualche domanda, qualche dubbio, come sempre scrivetemi nei commenti. E quindi vi consiglio di andare nel suo canale per vedere la base trucco. E mentre io adesso vi farò vedere la mia proposta per il trucco occhi. Allora, inizio subito stendendo su tutta quanta la palpebra mobile il pastello avorio di Neve Cosmetics che mi andrà a fare da base. Essendo poi un pastello appunto bianco, comunque non proprio bianco, diciamo più panna, color avorio appunto, e andrò a farmi anche risaltare il colore degli ombretti che andrò ad usare dopo. Metto anche dello scotch sull'occhio in modo tale da avere un trucco, magari levo prima un po' di colla, se no mi levo la base, in modo da avere un trucco più definito. Ok. Iniziamo. Allora, per questo trucco occhi userò due pigmenti di neve e sono due pigmenti che adoro da morire e che soprattutto in primavera e estate io utilizzo tanto, soprattutto il primo, che è Peyote. Per chi mi segue proprio dagli inizi inizi, quindi parlo tipo da luglio praticamente, da quando ho aperto il canale, sa che io adoro alla follia questo ombretto. Inizio appunto stendendolo all'inizio dell'occhio. Uso questo pennello piatto di Pupa che ha le setole molto molto compatte e che quindi non mi va a perdere troppo prodotto in giro. Questo bianco con dei riflessi verdi lime, perché non posso più definirlo verde perché di base è più biancastro. Ma è un qualcosa, vi giuro, di spettacolare. Io lo adoro proprio. Lo porto così fino, diciamo, circa a metà palpebra e vado per prendere il secondo colore che voglio usare, che è Pixie Tears, che è questo verde pieno di riflessi, e lo vado ad applicare con un pennellino piatto. E da qui lo comincio anche piano piano a portare verso la piega dell'occhio. Io lo sfumo bene con Peyote. Non è certo un trucco sobrissimo e nude, ma insomma, se mi seguite da un po' avete capito che a me i trucchi super colorati piacciono. E io ci esco tranquillamente senza farmi troppo problemi. C'è gente che esce in modo molto peggiore, sinceramente, quindi non me ne faccio di problemi. Riintensifico Peyote e con un pennellino pulito da sfumatura vado a sfumare bene tutto quanto. Dalla mia palette di Neve Cosmetics vado a prendere Plastic, che è l'illuminante, che tra l'altro è quello che ho usato anche sul viso, e lo vado a mettere sotto l'arcata sopraccigliare andando a sfumare così bene anche il verde, perché non voglio una sfumatura netta, non mi piace proprio come rimane. Nel frattempo levo anche lo scotch e sempre con Plastic vado anche ad attenuare qui la riganetta, perché comunque boh, mi sa di troppo artificiale, non lo so, la preferisco più sfumata. Ecco qui, che è meno netta.
per intensificare l'occhio con il pastello di Neve Cosmetics Liquirizia vado a tracciare una sottile riga di eyeliner, proprio una sottilissima riga attaccata alle ciglia. Ok, e la applico anche nella rima interna. Con un pennellino piccolino da precisione, eccolo, tipo questo qui, vado a riprendere peyote e vado a creare proprio un punto luce. Lo porto anche un pochino qua sotto, andando a sfumare col nero della matita. Mi sono scordata all'inizio di fare le sopracciglia, yeah! E uso la matita della Benecos, la Gentle Brown, questa matita qui, e vado a riempirle. Infine applico il mascara, mi scuso perché di mascara non ne ho nemmeno uno bio, ma quello diciamo che ha l'inci meno peggio è questo qui della Rouge, il mascara black extra volume, e lo vado ad applicare. E questo qui è l'effetto finale dell'occhio. Eccomi qui con entrambi gli occhi truccati. Come vedete è un trucco abbastanza non appariscente, però insomma si nota. È un trucco che sta benissimo sugli occhi chiari, ma soprattutto secondo me di più sugli occhi scuri, perché fa un bellissimo contrasto ad esempio con gli occhi marroni. Ad esempio quando faccio questa tipologia di trucco mi sembra che perdano un po' i miei occhi, nel senso li vedo più tendenti al verde, non all'azzurro come in realtà sono. Comunque ci tenevo insomma a farvi questo trucco per far vedere anche l'azione peyote, per chi magari mi segue da meno. È un ombretto fantastico e che io in estate uso tantissimo, perché con l'abbronzatura è qualcosa di spettacolare. Ultima cosa, facciamo le labbra. Ovviamente le labbra le lascerò molto nude con questo trucco e vado ad applicare il pastello Magnolia di Neve Cosmetics. E sopra, anche se non è proprio bio, ci vado a mettere un rossettino di Essence, di quelli classici della linea classica, che è il numero 52 in the nude. Ed è appunto questo nude qui, che da solo non mi piace molto, sopra questo rossetto, sopra questa matita di neve mi piace di più. Questo qui è l'effetto finale del trucco, io spero davvero che vi piaccia. Vi invito ad andare nel canale di Makeup and Dance di Teresa, appunto per andare a vedere la sua base trucco, sono curiosissima anch'io. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!